Allora, ciao belli, oggi vi ascolto da casa, non riesco a stare senza di voi. Ma sicuri che siete in diretta? Angelo, da una sberla del ferro al mio taglio. No, no, ehi! A cosa c'entra il fatto del pizzicotto della sberla? Poi, Ferrari, ma questa la leggo. Pronto? Meglio cambiare, sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno. Sono Giuliano Pisapia. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, ho chiamato per salutarvi. Ci fa piacere, poi oggi sono già al lavoro. Quanto per... ci chiama tutti i giorni, però. Io chiamo tutti i giorni tutti i miei cittadini, do loro il buongiorno. Ma sono tanti, per dare un segno tangibile della nostra presenza, sì. E soprattutto per ringraziare del voto che ci hanno accordato. Quindi lei ci dice che anche oggi che è festa lavora lo stesso. Sì, una festa che io ho soppresso e soprattutto ho chiamato per dare dei consigli ai cittadini, sì. E uno che vorrei dare a lei, caro Roberto Ferrari, sì. È di cancellare dalla rubrica telefonica il nome e cognome del Beppe Signori. Ma poverino, dai. Prima che può, perché ho saputo che c'è anche lei di mezzo. Ma cosa, noi la salutiamo, buon lavoro, sì. Grazie, grazie. Io con lo scandalo del calcio non c'entro. Pronto? Pronto, buongiorno, sono il nuovo sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Sì, buongiorno. Grazie a voi per la preferenza e volevo dare un segno tangibile della mia presenza. Sono vicino a voi per dare anche consigli utili. E noi saremo sempre vicino a lei, allora. La ringrazio e volevo ricordarle anche di mettere l'antitarme nell'armadio perché i cappotti... prendono gli acari. Ho capito. La ringrazio, buona giornata. Arrivederci. Pronto? Pronto. Buongiorno, sono Giuliano Pisapia, il nuovo sindaco di Milano. Ah, sì, mi dica. Ecco, sto chiamando tutti i cittadini per salutarli e per dare un segno della mia presenza. E sono vicino a voi per dare anche dei consigli utili. Va bene, dica. Niente, volevo ricordarle di mettere l'antitarme nell'armadio perché i cappotti possono prendere gli acari durante l'estate. Sì, no, ma questo io lo facevo già anche senza un consiglio. Ah, ho capito, ecco, l'importante è quello. Poi non usi fiammiferi di legno perché fanno male all'ambiente. Sì. Ecco, per chi usa i fiammiferi ci danno fino a 3 mesi di reclusione. Pensi che mia moglie è a San Vittore perché ieri si è accesa una sigaretta con lo zolfanello. Seguiremo senza. Perfetto, la ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Pronto? Buongiorno, sono Giuliano Pisapia, nuovo sindaco di Milano. Buongiorno, sto chiamando tutti i cittadini per salutarli e volevo anche avvisarla, signora, che ho appena revocato la festività di oggi. Perché? Grazie. Ecco, no, l'ho revocata perché Milano deve essere una città attiva. Ah. Meno male. Ma cosa ha cucinato di buono oggi allora? Oggi? Sì. Sono andata a messa. Brava. E dopo sono venuta a casa a far da mangiare. Ho capito, cosa ha cucinato dopo di andrò, buono? Andrò da una mia amica che mi ha offerto il caffè. Ho capito, bene. Allora mi raccomando E dopo ci troveremo un po' a pregare insieme e poi passare un po' la giornata. Perfetto, perché sono sola. Ho capito. Volevo ricordare anche di mettere l'antitarme nell'armadio perché i cappotti se no prendono gli acari. Sì, quello lo so. Perfetto. La ringrazio. Ringrazio anche lei e coraggio, faccia tanto bene per noi milanesi. Mi raccomando, signora, non usi anche i fiammiferi di legno perché fanno male all'ambiente. C'ho l'accendigas. Oh, perfetto, allora. Perché sì, chi usa i fiammiferi adesso ci danno fino a 3 mesi di reclusione. Ho capito. Ecco, pensi che mia moglie è a San Vittore perché ieri si è accesa una sigaretta con lo zolfanello. Insomma, va bene. Senta, io le faccio tanti auguri per il suo nuovo lavoro che ha. Grazie. Comunque l'ho ricordata e l'ho votata anche. Grazie, molto gentile. Gentilissima. Buona domenica. Senti, poi c'è il nostro che mi ha detto che il signor sì.
È qui della nostra zona. Ah, sì. Caspita. Lo vedrò sicuramente. Ecco, mi raccomando, cerchi di tirarlo su un po'. Va bene. Di far fare un po' di bene. D'accordo, grazie. Poi c'è anche un... insomma, no, vi ho votato perché giustamente... Va bene, la ringrazio. E poi, va bene, coraggio a tutti. E tanti auguri. Grazie. Mi raccomando nelle preghiere. Va bene. Che il Signore vi dia tante buone ispirazioni in modo particolare speriamo, lo Spirito Santo. Speriamo. Grazie. Che fate il bene. Grazie, grazie della telefonata. Grazie a lei. Di buona nuovo, giornata. Buongiorno. Non era sindaco, signora. Sì, pronto? Pronto? Buongiorno, sì. Sono Giuliano Pisapia. Sono andato a fare in culo. Tutti no, quanti. Volevo solo avvisare i cittadini che stiamo cercando di eliminare le zanzare da Milano. Ecco, mentre che le menate in zanzare, le menate pure sti cornuti bastardi che rovinano la città, non sto li zanzare, pure i zecchi di chi stecca, va fanculo a tutti. Vabbè, io dicevo che domani passerà un elicottero. Iettatevi dall'elicottero, iettatevi no, tutto dall'elicottero. E questo non l'ha presa bene. Ciao belli.